ben ritornato. Grazie ragazzi. No, vabbè, nell'ultima stavi. Mancava Nunzio. Sì, nell'ultima c'ero, ma non è ancora online, quindi è come se non ci fossi. Non sappiamo chi cosa vede prima. Infatti. Però dai, un po' che comunque un angolo serio non si faccia niente. Oggi manca la telecamera grossa, cioè c'è sempre una mancanza qui. È un angolo carente, diciamo, però è un angolo che... Ci stanno tagliando i fondi. Sì, infatti. Ci hanno chiamato e ci hanno detto... O si incrementa o anche ricordiamo che il programma Tutto Sport ci ha garantito uno spazio se noi andiamo a nostra volta. E noi qua stiamo. Comunque la attenzione, grida. Ah, io ho detto a Ilaria Vento che se nel caso in cui Ilaria Vento segnasse, sì, 25 punti mi sa, le devo offrire delle caramelle alla fragola. Tu vuoi aggiungere qualcosa a questa scommessa? Secondo me lei tipo dire caramelle non le voglio più e quindi si rimane fregato. Però io aggiungerei qualcosa di più a questa scommessa. Che cosa? Che lei dà qualcosa a noi. Che cosa? Senti, sono caduti dei soldi nel parquet. Diciamo, ci offre qualcosa. E che ci devo offrire? Allora dice, tu fai 25 punti, ci offri un viaggio in Sicilia. Ah, vabbè, le caramelle, bagno di pesce in Sicilia, non ha senso. Ci stai cazzando il coach. E certo, perché scusi, una partita doveva avere... Oh, siamo già al secondo... Scusa, ma come cazzo è possibile? Ma sta succedendo qualcosa di strano. No, tu sei un falso. No, ma sta succedendo qualcosa di strano. Ma secondo? 10 secondi. Ah, inizia il secondo, ah è finito, inizia il secondo, quarto, stanno i giudici di linea. Quattro, che significa quattro? Non so neanche se sta parlando. Non lo so cosa diceva, forse da là. Se è una buona amica che viene dall'altra parte. Prego. Come stai tu? Ragazzi, sto in preuscito di uscire stasera. Stasera Nunzio esce. Se riusciamo a uscire. Senti, e quindi io infatti vedevo il tempo che diminuiva vorticosamente, ma non capivo. Vabbè, ma un time out un po' particolare. È finito il primo quarto, appena 11-9 per gli ospiti. Ci aspettavamo qualcosa in più, anche se non abbiamo visto la partita, non sappiamo niente. Ma lo sai che noi siamo una squadra piuttosto diesel? Piuttosto diesel, quindi... Però anche l'allenatore di quelli si incazza, eh? Sì, questa è la squadra Lecce, quindi, no? Squadra Lecce, sì. Okay. Esaminiamola, sì. Allora, partiamo dal numero 5. Una coda di cavallo semplice, senza grosse pretese. Però è carina, diciamo, non lo so. Sì, io davanti a me più vicino la 11, una coda di cavallo raccolta in questo caso. La 11, dove vedi la 1? No, la 11. È 11, lo Iodice, è 11. No. Però la 5 mi sembra piccolina, ma azzilla, diciamo. Allora, posso dirti che i completini sono firmati Sport Puglia, o meglio, come si chiama l'azienda che la presenta? Non mi ricordo. Figurati! Archi... Archinta. No, è la vecchia, no. Discoi. Sono state realizzate da Discoi. Ora attenzione, prova a rimbalzo il 23. Delle nostre c'è un avvento con un cappello nuovo. Stoppone, Titti, dove cazzo 5, sta andando via? Dicendo, la 5 ha fatto uno stoppone. La 9, capello pazzo, un poco, capito, così... Alla Beat Generation. Pop up. Ma 23 è un po' l'alter ego della... non mi ricordo come si chiama la nostra. E chi? Della 18? No, non sta in campo, sta fuori. E chi è? È la Marcota. Ah, vedi... Ti ricordi quella ragazza con i capelli rossi? Federica Lenzu, piccolino. Quella è fantastica perché ha un grande tasso alcolico, direi. Comunque. Una grande sopportazione alcolica. Nel, sì, senso che ha già fatto capire di che pasta è fatta. C'è anche Giuditta. C'è Giuditta nella dirigenza. C'è il medico, il nostro caro amico medico. Non so come si chiama. No, è amico mio. Attenzione, ora va il Lecce. Noi comunque dopo apriremo una piccola polemica, Flavio. Sì, quest'angolo è un attimino serio, perché c'è da parlare di un discorso serio. Gli effetti si vedono già sulla mia vista. Attenzione, ora prova. 13-11, è ripassato avanti Corato. E ora Titti, voglio come una freccia del sud. Prova a entrare... Quasi passi dalla vento, adesso ci riprova. Grande evento, ha soffiato, non so, maestrale. Abbiamo detto insieme. Poi. No. Sì. Quando capita che si facciano delle battute insieme, non ci diamo la mano, ci diciamo, bravi coglioni tutte e due.
Esatto. Ma non abbiamo detto battute, piuttosto abbiamo detto nome di venti. Attenzione, un altro tiro da tre, questa volta non va, va sul ferro. La difesa, la difesa. Avado Fais, come diceva. Avado Fais di... Senti, è piuttosto. C'è la 9, la 9 del dalla 6, scusa, ho visto un 6 rovesciato. Di Gennaro. Sì. Un parere. Ah, la 6 di chi? Di chi? La nostra, oh, sì, che cosa? Ah, la 6 di Gennaro, spintosa in macchina, l'ho incrociata in macchina e si è adducinato su poco, dicevo, volevo dire, calmati, attenzione, io avvento di nuovo da te e ci va. Ah, si vede che sta provando da tutte le posizioni perché vuole quelle cazzo di caramelle alla fragola, ormai... E poi messo le ziguli. No, non sono le ziguli, sono le fruttelle, nel frattempo punto va a 13, una partita combattuta. Ah. Ok. Senti, c'è anche Angela Cardinale, non l'avevamo vista. Angela. E poi c'è. Sì, Cardinale, ecco che prende la palla. Non è lei, infatti. È un'altra persona. No, mio, non ho. Ecco che prende la palla. Per fortuna, eh. Ma alla fine va Tiziana Minoia. Ah, Minoia dicevo io. Minoia, che... Minoia è comunque nome sudbarese. E infatti è di Brindisi. Bravo Flavio, oggi una dietro l'altra, complimenti. Sudbarese Brindisi. A sudbarese, ma... Mola, Polignano, Monopoli. Ma sudbarese tedeschi, vai a Bari, ma tu sei a sud. Ma a questo punto può essere pure di Tunisi, scusa. Ma non ha le fattezze tunisine. Più Ilaria e tunisina. Ilaria e Bento e tunisina. Sì, ma dico io. Stiamo cercando di attirare il pubblico. Sì. Ce ne veniamo con questi reggiseni top. Dove sono? Non è che li vedi in giro. Ah. Cioè, sono. Questi reggiseni top. Così molto maschili. Noi un bel un balconcino, niente. Una verandina. Che altro potevano regalarci? Come si chiama quello? Il. Reggiseno a balconcino? Non lo so Flavio, non sono esperto di costruzioni. Attenzione, qui abbiamo Kanye West. Ghostbusters. Egon. Egon. Senti, attenzione ora Titti. Oh Titti, con queste scarpe se non la smette. Infatti, sono proprio da mettere gli occhiali da sole quando... Diciamo che quelle scarpe le uso quelle dell'ANAS. Per farsi vedere. Ma l'aria dove sta? La vento, fai. No, no, sempre vento, sempre vento. La Civil. Ah, la Civil. Ma gioco con la gonna? No. Civil con la gonna. Da quando non veniamo più, non ci fanno più cuoricini dalla panchina, è una vergogna. Diciamo che quest'angolo, allora, sinceramente abbiamo avuto un momento di calo dell'angolo, diciamo, in quanto presenza. Perché? Io ero a Salerno in sala operatoria, dovevo portare le mozzarelle, quella alle 8, i pazienti stavano ancora in sala operatoria. Non gli potevi dare il colpo di grazia? E allora è stato in sala operatoria. Poi c'è stata fuori, l'Olimpia è stata fuori, tu sei stato indisponibile. Nunzio se ne viene con queste macchinette mignon che si trovano nelle buste da patatine. Questo la professionalità dove sta andando? Comunque Flavio, questi palloncini Flavio approccio... Domani no? Perché? Che domani che è? Domani volley. E beh vanno in pallometro i palloncini? Sì, preparazione per domani. Ma perché? Perché è molto coreografica la tifoseria del volley. Ma senti, noi tra un po' chiuderemo questo parziale. Magari finiamo di vedere doveva finire il suo. Sempre 18-15, punto su punto. Davvero. Evitiamo. Ti ho scatarrato sulla giacca. Ora attenzione, vento. Vedi, si vede, vedi il reggiseno, lo vedi? Ah, tu quello facevi riferimento. Scusi, il reggiseno dove lo mette? Alla caviglia. Sono delle canotte, sì, queste canotte. Non posso giocare. I bra. Non posso. Non posso giocare. I bra. Non so cosa stia dicendo. Il bra è forse un tipo di regista. Ah no, io conosco il push up. Che c'è il push up? Beh, vabbè, tu stai parlando di... Poi andiamo a chiedere magari qualcuno se sanno che cos'è il push up, il bra. Non siamo esperti. Andiamo andarla. Prendi Pierino, riprendi Pierino. Pierino, la faccia di Pierino che ci vuole tanto bene, non vuole mai uscire, vedi. Non mi devi dire, ci sta minacciando. La triade, diciamo, sono tipo Moggi, Giraudo e Bettega. Ecco. I love you. Senti, torniamo a noi. La terna arbitrale, perché si chiama terna se sono due? È perché sta un altro seduto forse, non lo so. Che sta a fare? Ma la terna arbitrale nel calcio. Ah, sono tutto chiaro. Flavio, oggi stai toppando una cosa dietro l'altra.
Attenzione. Vediamo il rientro in campo della gara. Oh Flavio, immaginiamo l'anno prossimo. Facciamo così. Sì. Immaginiamo, l'anno prossimo tu devi ridisegnare le divise dell'Olimpia. Come le ridisegni? È presente quei costumi anni 70 sgambatissimi alla Baywatch, anni 80 alla Baywatch. Comodissimi per giocare. Sì, quelli proprio scosciati, capito? No, vabbè, scommetto che tu verresti anche in trasferta. No, vabbè, quelli sono più estivi, nel senso che puoi fare un costume del genere col marchio Olimpia quando vanno al mare. Ma che senso ha? Beh, è la mutanda quando stanno in casa Olimpia. Marketing. Un po' di marketing. Dopodiché fai una bella divisa, io la farei più sempre sul bianco. Sì. Però un tessuto tecnico. Una bianca tessuto tecnico, è quello che tessuto è. Un tessuto. Codone, codone, lana, lana, 100% codone, lana, codone. Questa è una scenetta, ricordiamo ai nostri amici del film Grandi Magazzini. Eh sì, ma non era proprio così. Qui c'era Montesano col padre e il padre diceva a Montesano: Anto, qua non si trova la canottiera perché qua sta o la 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 o cotone cotone. Io cerco la la cotone. No, non è così. Stai dicendo tutt'altro. Nel frattempo hai 20-17. Comunque, una partita dal basso score, se sei d'accordo con me. Sì. Ma dall'alto tasso di emotività. L'alto tasso alcolemico, un po'. Perché aspetta, non sono questa bene. Scarpa invece azzurra e rosa. La seccia. Ma chi sono i criminali che disegnano queste scarpe? Mannaggia la miseria, ladra! E puttana, attenzione, arriva Musto. Musto. Musto all'orizzonte. Saccente come pochi. Vestito con un pulloverino ad altri tempi. Oggi ha cambiato divisa, di solito viene con il pantalone in tuta, cappello alla. Metteteci dentro tutto quello che volete. Il famoso cappello alla metteteci dentro. Non si avvicina a noi, capito? Eh no, perché vuole essere intervistato dopo. Vabbè, io direi che possiamo chiudere questa preview. Chiudiamo questa preview, stappiamo di tutto. Vabbè, dai, ci sentiamo dopo per un nuovo spezzone di questa puntata ricchissima. Assolutamente, a dopo, a dopissimo. A dopati. Attenzione, non ti vedete. Ciao.